un certo senso ben preciso è Isaia 53, non l'uomo dei dolori, che sicuramente non è un messia politico militare. So bene che dal punto di vista ebraico ufficiale è riassorbito in un'interpretazione, però in effetti sembra abbastanza impressionante la somiglianza con i racconti ufficiali evangelici poi dell'accaduto, ecco. Sì. Dal suo punto di vista, so che, mi rendo conto che non c'entra niente, no, esatto, con Elohim, sì. Però comunque che opinione diciamo è? Che di uomini dei dolori ce ne sarebbero stati parecchi, poi è stato scelto lui, cioè nel senso che altri hanno subito la sua sorte, parlo di Gesù Cristo ovviamente, sì, 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 sì. Cioè altri predicatori messianisti prima di lui e dopo di lui fino al 130, 140, 170 dopo Cristo, quindi altri hanno seguito la sua sorte. Sì, ma Isaia scriveva nel... Sì, no, ma per dire che l'applicazione a lui è stata, sì, fatta a posteriori con una scelta precisa, mi spiego? Certo. Tenendo presente che appunto nelle profezie, cosiddette profezie di Isaia, e ad un certo punto, nei vari, se si legge attentamente, c'è scritto tutte queste cose sono già avvenute. Quindi non erano neanche profezie. Erano qualcosa, si raccontava un qualcosa che era già avvenuto. Cioè, in realtà, da quel che posso cogliere io, tutte le cosiddette profezie antico-testamentarie sono tutte profezie cosiddette post-eventum, cioè scritte dopo che le cose si erano verificate. In quel caso lì altri eventi analoghi. Diciamo. Esattamente. Faccio un esempio. Che è un pochettino più chiaro. Nel libro di Daniele si parla della cosiddetta profezia, la profezia dei 490 anni, che è stata molto usata negli ultimi anni, soprattutto per fare i calcoli, fine del mondo, profezia apocalittica, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, teniamo presente che Daniele, per il canone cristiano, è uno dei profeti maggiori, per il canone ebraico non è un profeta. Cioè non è messo tra i libri profetici. Per quei rabbini americani, ad esempio, che scrivono per la Jewish Publication Society, quindi siamo nel top delle pubblicazioni ufficiali del giudaismo, colui che ha scritto quella cosiddetta profezia dei 490 anni è un manipolatore. Cioè, cosa ha preso? Ha preso un dato di Geremia che parlava di 70 anni, siccome nei 70 anni quelle cose lì che dovevano avvenire non sono avvenute, ha trasformato in 70 anni in 70 settimane di anni per dare più tempo, per dire. Questo lo scrivono i rabbini. Cioè, quindi l'autore del libro di Daniele che ha parlato di quella profezia è un mistificatore. Tant'è che non lo considerano un libro profetico. Quindi il figlio dell'uomo che arriva sulle nubi. È il figlio dell'uomo che arriva sulle nubi. No, è sempre in Daniele. Non lo so. Sì, no, no, infatti. Gesù Cristo è nato da una donna che è stata visitata da un Gabriele. In ebraico, diciamo così, quando questi qui si uniscono con le femmine degli Adam, producono dei figli che si chiamano Gibborim, che deriva dalla radice Gibbor, che sarebbe la radice Gvr con l'aggiunta di una Vav. La radice Gibbor o Gver, Gvr, indica potente, indica e quindi anche famoso, no? Quindi Gibborim, gli uomini famosi, gli uomini potenti, perché erano mezzi sangue. Semidei. I semidei, considerati, chiamati semidei, perché erano figli loro e di una umana. Uno che esercita il potere per conto di un El, in quello che si chiama lo stato costrutto, che sarebbe la forma del genitivo della lingua ebraica, si dice Gabriel, cioè un Gever di El diventa Gabriel, che non è quindi il nome di un individuo, ma è un nome funzionale, cioè il nome di un individuo che esercita il potere per conto di un El, una potenza di El. Una potenza di El incontra questa fanciulla rimane incinta senza conoscere uomo. Non fa una piega. Un Gabriel va da Daniele e quando Daniele lo vede arrivare, c'è scritto, vide arrivare un Ish, cioè vide arrivare un individuo maschio. Non un Adam, neppure un Adam, ma un Ish. E dice la Bibbia, arrivò essente, affaticato di fatica. Nelle traduzioni spesso si trova arrivò volando leggermente.
ma in ebraico c'è scritto e sente affaticato di fatica. Quindi arriva un uomo che viene definito Gabriel e che va da Daniele a dirgli: ti porto gli ordini che sono stati presi, decisi nel consiglio dei vigilanti. Quindi allora abbiamo questo Gabriel, cioè questo Gevardiel, che con Maria fa quel che non lo so, comunque lei rimane incinta senza conoscere uomo. Quando Gesù Cristo dice il Padre mio mai nessuno l'ha visto, è chiaro che non si riferisce a Yahweh, perché Yahweh l'ha visto un sacco di persone. Quindi quando si dice che il Dio della Bibbia è il Padre di Gesù, quantomeno si commette una leggera imprudenza, perché o Gesù non si ricordava, ma lui è stato visto da un sacco di persone, e lui dice che il Padre suo invece mai nessuno l'ha visto. Quindi probabilmente si rivolge ad un altro El, che non era lui. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che vale la pena di approfondire, perché così come ciò che dice sulla croce, ma lasciamo stare, non parliamo del Nuovo Testamento. Perché mi ha colpito. Mi ricordo, Io ho una domanda che ho già rivolto. Prego. Un Pentateuco ritradotto in versione latina. Ho provato a prendere i pezzi degli altri libri per un lavoro di cucina. Onestamente non ci sono riuscito. Prossima vita. È possibile? Non ho capito la domanda. No, cioè un Pentateuco tradotto da me. Sì, esattamente. Sì. No, una delle idee che ho è quello di riscrivere un Pentateuco versetto per versetto, diciamo, però non semplicemente tradotto letteralmente, ma con una leggera parafrasi. Cioè, faccio un esempio: in questo libro qui non c'è creazione nella Bibbia, io racconto come la Bibbia, così come non parla di Dio, mi pare che non parli mai di creazione, tanto meno di creazione dal nulla, neppure nel primo versetto della Genesi. Perché, come dicono tutti gli studiosi di filologia semitica, il termine bara non significa creare mai in nessuna lingua semitica. Mai. Significa sempre intervenire in una situazione esistente per modificarla. Che è quello che secondo me hanno fatto questi qui, ed è il racconto del primo capitolo della Genesi. Allora, cioè questa Genesi potrebbe iniziare così: in principio gli Elohim intervennero là dove c'erano le acque e là dove c'era la terra per, e poi dopo racconto che cosa hanno fatto. Quindi invece non in principio Dio creò i cieli e la terra, ma in principio gli Elohim intervennero là dove c'erano le acque, Shamaim, cioè là le acque, eccetera, eccetera, e raccontare che cosa hanno fatto. Una parte la racconto già qui, ovviamente, nel senso che hanno costruito una diga e poi hanno bonificato il territorio sottostante, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quindi questa è un'idea, non lo so se mai riuscirò a realizzare. Prima ho citato il teologo Armin Kreiner, ma sono nel parlare a tu per tu, sono tanti i teologi che cominciano a dire: beh, in fondo cosa cambierebbe? Sono tanti. In fondo cosa cambierebbe? Non è più, no, le cose, no, in fondo cosa cambierebbe? Un altro sintomo? Un sacerdote che ho conosciuto nelle Marche l'anno scorso, che è venuto ad una conferenza, e poi abbiamo fatto cena assieme, è venuto a Firenze apposta per reincontrarmi, e mi ha preavvertito nella settimana, cioè mi ha telefonato e ha detto: guarda che vengo a trovarti a Firenze, quindi abbiamo rifatto una bella chiacchierata. Allora lui sta presentando la tesi per la licenza in teologia dogmatica per l'evangelizzazione alla facoltà di Bologna. Nella sua tesi parla del mio lavoro e di questi qui nella Bibbia. Il rettore della facoltà, che è un domenicano, mi dice lui, non solo mi ha dato il permesso, ma mi ha incoraggiato caldamente ad andare avanti. Quindi sta per essere svelata la verità. Si,
stanno cominciando a pensare che forse chissà mai. No, chiedo scusa, ma era prima là. Vedo che negli ultimi due secoli c'è proprio scoppiato questo tipo samariano e volevo sapere come mai, soprattutto in un ambiente adesso completamente cattolico, sia così forte questa presenza, questo bisogno di andare a questi pellegrinaggi tipo Fatima, Medjugorje, che ancora una volta Madonna, eccetera. Volevo sapere come giudica questo fenomeno dal punto di vista di uno studioso di studia. Beh, lì bisognerebbe chiedere ad un sociologo però, eh? Però lo spiego, come mai soltanto dal punto di vista del cattolicesimo c'è questo fenomeno dei miracoli, soprattutto per quanto riguarda appunto gli ultimi due secoli, in questa Madonna che appare a questi veggenti, dei segreti. Perché nel cattolicesimo si crede ai miracoli, nel protestantesimo no. Quel padre Barry Downing che citavo prima, difatti lui dice anche con lui ci siamo parlati, scritti, lui dice anche, ma la cosa più strana, dice, che i più restii a credere a questa cosa qui, cioè all'idea che questi qui fossero individui, perché lui dice, la religione mosaica nasce dall'incontro tra quelli lì e un oggetto volante guidato da intelligenze proveniente da altri mondi, lui non ha nessun dubbio, intelligenze che lui dice sono ancora qui. Lui dice la cosa strana è che i cattolici siano i più restii ad accettare queste cose quando credono ai miracoli, cioè a un qualcosa che è ancora più incredibile di questo. Alcuni episodi, adesso so uno che è stato a settembre, un ragazzo di 37 anni che è guarito da sclerosi laterale amiotrofica, che è considerata la maggior parte degli studiosi in medicina più accreditati come malattia incurabile, il giorno stesso, neanche post evento in questo punto di vista, il giorno stesso si è alzato dalla carrozzina e ha camminato fino al monte di Medjugorje, dove c'è la scuola. Cioè, ci sono alcuni episodi che magari per la scienza moderna non sono ancora spiegati. Esattamente. Però, ma qui ci stiamo. Però questo è un fenomeno straordinario, sì. È un'altra cosa. Succedevano anche nel tempio di Esculapio, a Epidauro. Però qui ci si continua a dittare sul discorso credere o non credere. Il discorso di Mauro, secondo me, è neutro, nel senso che lascia libertà di credere o di non credere. Credere non nel senso, diceva Goethe, io non credo in Dio, io so che Dio esiste. Ed è un altro discorso, Dio, elevatissima sacralità, grande architetto dell'universo, chiamatelo come volete, è l'immanenza della divinità, che prescinde dal fatto di aprire gli occhi o meno su come a livello poi religioso sono state propinate certe sciocchezze, o comunque utili storicamente, ma i miracoli possono benissimo esistere. Se uno capisce questo può anche allora capire che energeticamente parlando, ma allora qui ci dividiamo tra credente e non credente. No, ma che esistano dei fenomeni straordinari, questo è fuori di dubbio, bisogna capirne l'origine. Cioè io sui miracoli ho un'idea precisa, poi se vogliamo ne parliamo, ma siamo completamente fuori tema. Dunque ci sono due prima, dunque, se, perché aveva già forse alzato la mano prima, non lo so, tanto facciamo tutti e due, forza.